Ciao ragazzi, oggi vi insegno questo giochino per trovare i migliori ETF a distribuzione a rendimento, i migliori o i peggiori, insomma, dipende voi che uso ne fate di questo giochino. Adesso vi uscirà la classifica dal 13-10% e si va a scendere. Io vi insegno come trovare e poi magari ve li mettete in watchlist e ci fate i giochetti che volete. Adesso ci vuole pazienza, ragazzi, questo periodo i mercati stanno scendendo, siamo nel mercato orso, dobbiamo fare un po' come il contadino che semina, non escono subito fuori i frutti e le piante gratuitamente. Ci vuole pazienza. I mercati ci vuole pazienza un po' come con le donne. Comunque, andiamo avanti. E bisogna fare quattro piccoli passaggi, poi comunque vi metto anche direttamente in questo video, così se volete riaprire ve lo salvate, fate copia e incolla. Io me lo tengo da una parte nei WhatsApp, tra un WhatsApp e l'altro che ho di telefono salvato, entrambi i link. Aprite justetf.com, andate in alto a destra, ricerca ETF. Poi si apre ovviamente una seconda pagina e ci sta su ricerca ETF ci sta il filtro. E ci sta la parte dove sono blu, e poi dopo andate sulla parte dove è un po' più colorata di nero, ci sono le scritte in nero, e là ci sta azionario o obbligazionario. Potete anche lasciarli entrambi. L'unica cosa, la quinta voce ci sta il utilizzo dei profitti, lì dovete mettere a distribuzione. E così avete impostato questo filtro. Se chiudete la finestra, vi si apre e vi escono tanti ETF, saranno 500-600, più di 600 mi sembra. E voi però li volete per classifica, per magari fate come me, volete valutate in base al rischio un investimento, più paga e più ne vale la pena, però aspettate anche il momento buono per acquistarlo. E andate tutto a destra. E una volta che avete aperto che escono questi ETF, andate tutto a destra e mettete il clic sul rendimento, così esce la classifica. Lo vedete subito, ce ne sta uno strano che è uscito fuori da poco. Allora, ragazzi, poi tra l'altro il rendimento da dividendi è molto volubile da un anno all'altro, non molto, più o meno dipende da che asset. Un ETF azionario globale è abbastanza stabile, diciamo, non è che vi passa un anno dal 2 al 4%. Ci sono degli ETF che rendevano l'anno scorso il 3-4% su altri asset che possono essere materie prime, sull'inflazione, e adesso rendono molto di più. Quindi dovete anche valutare un attimino, se andate a investire sugli ETF sull'inflazione, adesso stanno rendendo molto. Un giorno può scoppiare un trattato di pace, si può calmare tutto, possono rendere molto meno. Stessa cosa agli noleggiati. In questo momento storico il dollaro è molto forte perché l'America ha bisogno di creare valore, è autosufficiente di materie prime, tanto l'Europa gliele compra lo stesso al prezzo che vuole, non le compra più neanche da quell'altra parte, quindi ha bisogno, rinforziamo la nostra moneta. Loro sono il primo player principale dei mercati finanziari al momento, anche se economicamente sono stati raggiunti. Quindi io tanto vi metto sia sulla descrizione che nel primo commento i link, così potete ricordarvi di questo video, lo aprite, clic e vi esce già fuori. Vi ho detto, insomma, poi una volta dentro l'ETF lo sapete maneggiare, andate su tutte le voci, la composizione, vi sbizzarrete un po'. Approfitto di questo video per dirvi che vi state veramente dannando l'anima per andare a pescare il pesciolino migliore sugli ETF a distribuzione. Che abbiamo visto adesso come cambiano le cose. Io mi ricordo, io sono stato molto fortunato che avevo messo dei soldini proprio perché utilizzando questo giochino rendeva più dell'8% quello sull'MLPD. Penso che alcuni di voi ce l'hanno. Adesso rende il 7 perché sono salite molto tutte queste aziende americane che lavorano le energie. Quindi valutate anche ovviamente l'asset, l'esposizione in cui state andando incontro. Quello io che farei io adesso sto cercando di andare da una parte sull'alto rendimento, dall'altro con i più forti, ossia l'America, e adesso è molto debole la Cina che è uscita dal lockdown, però è uno dei più forti. Però l'America è senz'altro quella che può performare di più. C'è chi giustamente mi ha fatto notare che adesso il dollaro è molto forte, ma io, ragazzi, non lo so. È un discorso molto soggettivo questo. Non si può fare a meno dell'America, perché le aziende americane sono anche le più solide economicamente dei mercati finanziari.
che portano profitti e che ci garantiscono più tranquillità per chi investe in dividendi. Quindi una buona parte non va tralasciata perché è cara o perché, almeno dal mio punto di vista. Poi fate le vostre valutazioni. E spero che questo video vi è piaciuto. Ho provato ad aiutarvi con le figure, casomai screenshottate. Comunque fatevi aiutare con il link, che è una cosa molto semplice. Buon dividendo a tutti!